Ben ritrovati fratelli e sorelle carissimi, coraggio e avanti. Questo cammino, questo percorso, aiutati dal buon Dio e dal turno di esercizi che Padre Agostino ci sta dettando attraverso il suo diario. Cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, Tu sei colui che vive dentro il nostro cuore. Tu sei colui che parla e Tu sei colui che ascolta. Fa che entriamo in comunione profonda con Te e donaci quelle grazie necessarie al cammino che la preghiera ci può ottenere. Donaci di crescere nel raccoglimento, nel distacco dal mondo, nel distacco dagli affetti disordinati, nel distacco dalle preoccupazioni, per rivolgere tutte le nostre aspirazioni e il nostro desiderio a Te. Il desiderio dell'anima a Dio è la solitudine, il silenzio. Donaci il silenzio del cuore, di stare bene profondamente con noi stessi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso, nel turno di esercizi, Padre Agostino va al cuore del problema, al cuore della vita, diciamo, e gli nota che tutte le cose hanno uno scopo, un fine, un perché. Immaginate una famiglia che deve costruirsi il proprio progetto di vita, uno dei fini per costruire questo progetto di vita è avere una casa, poterla arredare, e riflette su cosa è utile al suo scopo. E pertanto Padre Agostino ci aiuta a entrare, un po' a capire questa legge profonda che Dio ha messo nel nostro cuore, cioè il perché, il senso della vita. Attenzione. Se noi diamo uno sguardo a tutto il creato, dai più piccoli organismi percettibili, visibili soltanto all'ultramicroscopio, ai più grandi e complessi sulla terra, nel cielo, tutto è regolato da una legge meravigliosa, non ancora bene conosciuta dagli uomini, legge che regola e coordina tutto ad un fine, cui risulta un'armonia grandiosa nei cieli e nella terra, che è quanto di più straordinariamente bello possa presentarsi all'umana intelligenza. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia la grandezza delle opere della sua mano onnipotente. Padre Agostino dice che c'è una legge che regola tutte le cose a un fine. Se voi, per curiosità, andate a leggere la lettera che Albert Einstein scrive alla figlia Anna sulla sua scoperta, scoprirete che c'è un'affinità di pensiero tra Albert Einstein e questo padre. Dopo che ha scoperto la teoria della relatività ristretta e della relatività generale, questo grande pensatore genio della scienza intuisce che sotto la legge fondamentale della relatività c'è una legge più profonda e lui confida alla figlia Anna che questa legge è l'amore. Tutte le cose hanno un senso e sono rette e sono guidate dall'amore. Sentite Padre Agostino, siamo in quegli anni lì più o meno, 1947, Padre Agostino si trova, credo se non ricordo male, si trovi a Firenze, prima ancora di dare vita al movimento, siamo nel 1947, in quegli anni lì più o meno. Ecco, viene scritta questa lettera di Albert Einstein alla figlia. Tutto converge a un fine, ma noi, esseri dotati di intelligenza e di volontà, noi che dopo gli angeli siamo al vertice dell'opera della creazione divina, noi abbiamo un fine? Sì, questo fine noi lo abbiamo. Ma qual è questo fine? Poiché dall'esistenza e dalla conoscenza di questo fine dipende l'indirizzo della nostra vita, colui che si propone una cosa fa di tutto per conseguirla. E anche noi dobbiamo proporci una cosa, un fine, uno scopo, in tutte le nostre azioni. Come tutti se lo propongono, anche se sbagliato, piaceri, ricchezze, onori, e dobbiamo sentire la necessità di conoscerlo bene per evitare deviazioni, inutili perdite di tempo,
di pericolo di non arrivare mai. E come il viandante, prima di mettersi in cammino, sa dove andare, studia la via per arrivarvi, così dobbiamo fare anche noi, pellegrini su questa terra, verso una meta lontana. E qual è dunque questo nostro fine? Se apriamo il piccolo catechismo alla domanda per quale fine ci ha creati Dio, ci viene data la risposta. Dio ci ha creati per conoscerlo ed amarlo, per servirlo in questa vita, per andare a goderlo per sempre in paradiso. Conoscere dunque Dio è prima di tutto, poiché da Dio veniamo. L'anima nostra un giorno partì da lassù, sospiro dell'amore, e su questa terra si unì al nostro corpo, formando ambedue una persona, ciascuno di noi. Dio è il nostro creatore, è il nostro padre, e ha stabilito di farci dimorare un determinato tempo in questa via di esilio, affinché noi attraverso le prove, le lotte e mediante la pratica delle virtù ci arricchiamo di meriti, ci perfezioniamo e possiamo poi ritornare a Lui, ricevere il premio che ci è stato preparato. Conoscere Dio, ma come? Attraverso le scritture, assistendo, ascoltando la Chiesa, le prediche, le istruzioni religiose, le pie letture, le meditazioni. Più conosceremo Dio, tanto meglio sarà per noi. Qui però desidero parlare di un'altra conoscenza di Dio, la conoscenza sperimentale. Ecco, giusto? Io posso essere anche un bravo cuoco e conoscere la teoria, in teoria tutte le ricette, posso scrivere anche un libro di ricette, ma non sapere cos'è una carbonara, perché non l'ho massaggiata. La conoscenza sperimentale non è la conoscenza teorica, astratta di una cosa, ma il suo sapore. La conoscenza teorica da sola non può bastarci, non abbiamo ricette su Dio. La conoscenza sperimentale significa provare nel cuore, nello spirito, quanto buono e quanto soave, quanto misericordioso il Signore. E questo punto Padre Agostino lo riprende da un celebre libro carmelitano che si chiama Institutium Primorum Monachorum. Qual è il fine del carmelitano? Gustare la gloria di Dio, gustare la sua presenza, sentire Dio nel proprio animo, nella propria vita, seguirlo. Santa Teresa d'Avila non aveva studiato teologia, eppure sono ben pochi i teologi che hanno parlato di Dio come lei. Santa Maria Maddalena dei Pazzi sapeva appena scrivere una lettera, eppure nella conoscenza di Dio ha raggiunto altezze da non essere in questo meno dei grandi dottori della Chiesa. Nessun sapiente dunque, nessun dottore può comunicarci questa divina conoscenza, solo Dio la può concedere ed Egli ce l'ha promessa a coloro che lo amano. Dice Gesù, a Lui mi rivelerò, assicurava a chi lo avesse docilmente ascoltato e sinceramente amato. Dunque, fratelli e sorelle, in questi turni di esercizi noi dobbiamo conoscere Dio attraverso le scritture, scoprire il nostro fine e sperimentare nel nostro cuore la sua presenza, non per conoscerlo o per saperne qualcosa di più, ma per avere intimità con Lui, perché Lui si rivelerà a noi in questa ricerca. Mentre l'anima si accosta a Dio negli esercizi, Dio si rivela a lei. Mentre l'anima cerca di conoscere Dio, di amarlo sempre di più, Dio si manifesta a lui. Ecco il segreto, dice Padre Agostino. Docilità alle aspirazioni di Dio, obbedienza alla sua parola, amore ardente a lui. Chi mi ama osserva le mie parole, dice il Divino Maestro, chi mi ama segue il mio insegnamento. E il mio insegnamento è umiltà e abnegazione, dolcezza e sacrificio, carità e perdono. Abbiamo noi queste virtù? Chi mi ama mi segue il mio insegnamento, che è umiltà, abbiamo questa virtù? Abnegazione, cioè dimenticarsi per amare, abbiamo questa virtù. Dolcezza nel tratto,
sacrificio nella prova, carità e perdono con tutti. Nella vita della perfezione non ci sono limiti. Il modello che noi dobbiamo ricopiare è Dio stesso. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Abbiamo noi queste virtù? Ecco che gli esercizi diventano un esame di coscienza. Esaminiamoci, entriamo dentro di noi. Vediamo se noi siamo capaci di essere umili, se abbiamo amore per Dio e per i fratelli, se sappiamo sacrificarci. All'opera dunque, all'opera santa e fruttuosa di demolizione in noi di quanto non è conforme a Dio. Poi metteremo mano all'opera della ricostruzione con l'acquisto delle virtù che ci mancano. Non riteniamoci tanto buoni da crederci dispensati da un continuo miglioramento. Chi facesse così ingannerebbe se stesso e diventerebbe il famoso bambino di 100 anni. Questo è un po' il proverbio che lui cita. Siamo tutti bisognosi di esercitarci, di esercitare nell'abbandono del vizio, orgoglio, insipienza, stoltezza, pigrizia, malevolenza, e siamo tutti bisognosi di crescere nell'umiltà, nella dolcezza, nella carità, nel perdono. Noi serviremo il Signore, dice Padre Agostino, questa è una conseguenza logica della nostra condizione di creature nei confronti di Dio nostro Creatore. Ricordiamoci sempre che servire Dio è regnare. Chi non serve Dio per forza dovrà servire se stesso. Quindi se tu non metti mano all'esercizio delle virtù, dovrai mettere mano a sopportarti, ad avere poi pazienza con te stesso, dei tuoi malumori, delle tue alternanze. Chi invece coltiva il giardino della propria anima come un sapiente coltivatore, come un contadino intelligente, piano piano, poco a poco, servendo Dio, regnerà su di sé. Perché servire Dio significa regnare, significa essere liberi, essere re. Coloro che di buona volontà e con gioia servono Dio nell'osservanza dei Suoi comandamenti, nell'obbedienza alla Chiesa, nell'osservanza dei doveri del proprio Stato, alla fine dei loro giorni andranno sicuri davanti al Signore e la loro anima riceverà da Lui la corona eterna. In questo secondo momento di esercizi, Padre Agostino ci aiuta a capire qual è il nostro fine. Dio ci ha creati per conoscerlo e per amarlo, ma non una conoscenza astratta, teorica, ma di fare esperienza di Lui. E questa esperienza porterà a demolire in noi il vizio, le mancanze, l'egoismo, e ci porterà a regnare, ci porterà a vivere nella virtù, quindi a godersi della libertà che Dio ci dà. Perché chi ama, chi è dolce, chi è virtuoso, chi è umile, si gode la propria vita. Dunque allora vi esorto a prendere le scritture in questi tempi di esercizi, di esercitarvi nell'ascolto, nella preghiera e anche nella mortificazione. Preghiamo. O Signore Gesù Cristo, che hai versato il tuo sangue sulla croce e che con la tua risurrezione hai donato la vita, benedici tutti coloro che sono in ascolto e fa che attraverso la luce dello Spirito Santo possano mettere mano a un'opera di demolizione dell'uomo vecchio, possano frantumare le vecchie inconsistenze, i modi sbagliati di entrare in relazione con gli altri. Attraverso questi esercizi, per intercessione di Padre Agostino, il Dio semini in voi la virtù, vi dia capacità di essere umili, semplici, dolci, mansueti, dolci e misericordiosi, per la potenza del nome di Gesù Cristo. Amen. Buon cammino a tutti.